Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andronic 91, su Natsume 11 Go Chronostone Stuono. Inizia un nuovo capitolo, il quinto. Siamo nel tempo presente, Raimon Junior High. Già ho visto. Già ho capito chi è. Ma così presto? Pensavo tipo verso la fine del gioco. E invece no, molto presto. Ok, dovevo spiegarvi un paio di cose molto importanti. Capitolo 5. Vive la France. Sì, qua andiamo proprio al tempo della presa della Bastiglia. Forse, se non sbaglio. Un attimino devo spiegarvi questa cosa. Riguardo alla miniatura, non l'ho mai detto di preciso, però in poche parole cosa ho fatto io. Per inserire tutti gli 11 personaggi della miniatura... La prima volta che feci la miniatura, feci un po' una schifezza, quindi l'ho fatta frettolosamente, l'ho messi tutti. Ho messo anche Sol Daystar, che qui in Chronostone Stuono non si trova, perché dico, vabbè, me lo passo la fiamma, so che c'è Sol Daystar, se giri la copertina c'è Sol Daystar dietro, quindi dico, ok, me lo passo di qua. Però no, dopo ho deciso di non farlo. Nella prima miniatura, nella prima grafica, c'era anche Zanark Avalonic, o Avalonic, dovrebbe essere Avalonic, ma poi vedremo comunque sia più avanti. Doveva esserci anche Zanark, ce l'ho messo, ma poi cosa ho fatto? Andandomi a leggere bene la wikia, perché io ho preso la wikia, personaggi Raimon 11, Chronostone Stuono, e lì c'erano tutti quanti i personaggi che apparivano, che poi restavano nella squadra. Il problema è che leggendo ho visto che Zanark comunque sia compariva anche nella lista della protocollo Omega come comandante nuovo, capitano, non mi ricordo di preciso ora. Quindi, siccome la wikia è una cosa libera che tutti possono modificare, può essere che qualcuno ha fatto il birbone e l'ha messo anche nella protocollo Omega o l'ha messo anche nell'Inazuma Eleven, nella Raimon, io non lo so. Quindi cosa ho fatto? Ho messo i 10 che sono sicuramente lì e comunque sia non ci ho messo Zanark perché non sapevo di preciso se appunto era nella Raimon 11 alla fine. Non c'è. Zanark per il momento non c'è. Verrà più avanti perché comunque sia sotto i commenti poi ovviamente voi lo scrivete se viene o no. Quindi dalla prossima penso che metterò anche Zanark in grafica e... Dovevo mettere già anche Gamma, dovevo anche metterci Gamma, che ora è oscurato, ma andando avanti poi vedremo. Comunque sì, appena ci chiederà di combattere, penso che metterà una X su Beta e farò apparire Gamma. Ma ora andiamo avanti. Spero proprio che sia tornato tutto alla normalità, dobbiamo andare dalla Francia. Incrociamo le dita, andiamo a dare un'occhiata al centro sportivo per esserne certi. Lo stavano abbattendo, o meglio, lo stavano ristrutturando per farlo essere un campo per gli allenamenti di baseball. Quindi no. Ora, dovendo tutto quanto essere tornato alla normalità, è ancora tutto bloccato, niente allora. Battere il protocollo Omega 2.0 non poteva risolvere tutti i problemi all'improvviso, vero? No, JP, non poteva. Troppo bello era. Beh, non lo scopriremo restando qui fuori. Entriamo a vedere. Andiamo allora, dai. Sono curioso. Tutto quanto a posto allora. Arion, eccoti. Sei arrivato per gli allenamenti, lo sai. Un capitano dovrebbe dare l'esempio. Siete tutti tornati alla normalità. Come sono contento. Sì, mi sono sentito un po' strano negli ultimi tempi, ma ora è tutto a posto. Vero, mi sento molto più leggero adesso. Sembra proprio che siamo riusciti ad annullare l'effetto del controllo mentale. Beh, controllo mentale, io non mi sono accorto di niente. È l'effetto del controllo mentale. Non importa, siete tutti tornati alla normalità, è questo che conta. Non possiamo dire lo stesso dell'allenatore Evans o di suo nonno. Già, la Eldorado è una realtà che non possiamo ignorare. Avremo bisogno di tutta la potenza che lo spazio-tempo può darci se vogliamo andare a riprenderci ciò che è nostro. Ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Per ora possiamo almeno essere contenti di aver rimesso in piedi il club di calcio, no? Yatta! Oui! Arion, dato che sei il capitano, dovresti fare un discorso di incoraggiamento. Cosa? Mi sento sotto pressione. Vediamo un po'. Ok, sono pronto. Ascoltatemi tutti! Amate il calcio? Sì! Vabbè, ti dicono di no, stanno lì.
Benissimo, da questo momento dichiaro riaperto il club di calcio! Ma, un momento, c'era Doug o era Lucien che sembrava Doug in lontananza? I doppioni di Fai hanno lasciato la squadra, no! Smiley mi piaceva, mi sembra sia passato un secolo dall'ultima volta che vi ho visto. Ci mettiamo al lavoro allora? Sì, giochiamo a calcio! Ma come la mettiamo con il divieto sul calcio? Se giochiamo nel centro sportivo nessuno se ne accorgerà. Problema risolto. Può darsi. Cioè, ci sto dentro. Il centro sportivo è ancora in piedi solo perché il signor Blaze è riuscito a rimandare la demolizione. Ci faranno sgomberare tra un mese però. Come? No. Siamo costretti ad arrenderci. Che facciamo, capitano? Cosa facciamo, dici? Anche se sono il capitano non posso fare molto. Bentornato, capitano Arion! E un bentornato anche alla squadra! Eccola! Anche al resto della squadra! La Loli! Chi è quella? Ma non ne ho proprio idea. Oh. Molto bene, compagni di squadra! Binone! Franco e Limone! Scusa, ma tu chi saresti? Oh mio Dio! Sei proprio cattivo! Fai finta di esserti dimenticato di me! Goldie Lemon, attaccante di punta della Raymond! Gli altri? Sì, piacere di conoscerti comunque, No, tanto per... Tu sei l'attaccante titolare della Raymond! Ma un momento, come attaccante titolare? E Victor? Capitano, cioè, devi esserti sparato una cifra di viaggi nel tempo per dimenticarti della per non dire, per non dire altro, diciamo viaggi nel tempo. Davvero? Mio Dio. Cosa? Sì, no, vabbè, un po' più basso, però era poteva fraintendere, no? Ma come? Anche Victor. Victor l'altro giorno. Quindi ora sono ufficialmente la titolare. Fantastico, vero? Ok che noi ci siamo sparati in viaggio nel tempo, ma voi siete sparati un po' di LSD nelle vene. Abbiamo creato un altro paradosso temporale. Ok, forse un altro paradosso. Cioè. Non per forza droga, Non è la maglia giusta. Scusa, me la tolgo subito. No, ferma! Ma no, vai! Tanto è un gioco. Va bene comunque, sempre legale. La Loli nei giochi è sempre legale, tranquilli. Tanto non ce la facevano vedere comunque. Dai. Chi è quella ragazza? Non c'è traccia di lei nel latino temporale principale. Sembra che si chiami Goldie Lemon. Qualcuno potrebbe averla in seta di proposito per ostacolare i nostri piani. Cerca di scoprire qualcosa di più. Sì, signore. Oh mio Dio. Bene, diamoci da fare ora. Dovremmo poterci allenare nel centro sportivo, giusto? Sì, forza, andiamo. Ricordo, ho fatto un sacco di progressi mentre eravamo via. Vedrete? Non vedo l'ora, andiamo al campo. Ora, chiariamoci un attimo. Può succedere che si crea un paradosso temporale, tranquillamente. Ma dove sono gli altri Arion, Victor, Fei, JP, e Riccardo e Ryoma? Sono tutti quanti scomparsi. Dove sono finiti tutti quanti gli altri doppioni del paradosso? Non ci sono? Parla con Wonderbot per iniziare. Ah, posso fare chi voglio. Ah, che bello. A causa delle manipolazioni ed anni del tempo, delle pietre parallele sono apparse in vari luoghi. Chissà cosa potrebbe succedere se ne trovassi una. Quindi ora devo andare. Quindi ora devo andare di nuovo a spasso nelle epoche già viste per trovare queste pietre del tempo. Ok, mostri il potere di Nobunaga allo stadio. Che succede? Io non ci sto capendo niente, una cosa dietro l'altra. A parte qua mi arrivano messaggi, ma... Che succede? Posso miximare chi voglio? Miximaxare si dice, sì. Posso... vabbè, mixare uguale. Posso mixare chi voglio, andare a trovare pietre che non so cosa facciano. Però vabbè, andiamo avanti e lo scopriamo, dai. Oh, guarda quanto è bello! Nobunaga Oda, niente male! Wow, Riccardo, è incredibile! Boom! Con un potere così forse abbiamo qualche possibilità di vincere contro l'Eldorado.
Rimaniamo con i piedi per terra. Abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. Dovremo allenarci più seriamente che mai. Oh. Gabby? Il morale di tutti alle stelle è il momento giusto per affrontare la prossima sfida. Davvero, vecchietto? Giusto, dobbiamo trovare gli altri componenti della squadra invincibile. E li troveremo in 4 e 4 11. Va bene, Wonderbot. Ecco quale sarà il nostro prossimo obiettivo. Il fuoriclasse numero 2 è un muro insuperabile, un difensore carismatico che sa infondere coraggio alla squadra. E chi potrà mai essere? Cioè cosa? Chi stiamo cercando? Non può darci almeno un aiutino? Andiamo in Francia? Chi è in Francia? Ah, ma certo, vediamo. Lady Oscar, sicuramente, cioè. Un muro insuperabile, un difensore carismatico che sa infondere coraggio alla squadra. Quindi qualcuno come Giovanna d'Arco o Jeanne d'Arc, come dicono in Francia. Una piccola curiosità, Giovanna d'Arco in realtà si chiamava Giovanna d'Arco senza l'apostrofo. Di grande arco, tutto attaccato. Poi da noi hanno cambiato perché sono profumati i nostri storici, quindi anche loro in Francia usano d'Arc con... apostrofato, ma... Vabbè, Giovanna d'Arco sarebbe Jeanne d'Arc in francese? Esattamente. Giovanna d'Arc condusse le truppe alla vittoria in battaglia. Di sicuro serve carisma per un'impresa del genere. Quindi, 1500? O 1400? Non mi ricordo. Non ho mai sfidato Giovanna d'Arc a scuola, però so che è tra 1400 e 1500, quindi siamo lì. Dicono che sentisse voci celestiali e che ciò sia stato alla base della sua vittoria. No, dicono che era indemoniata, no che sentisse le voci. Parliamoci chiaro. Oh, una vera guerriera, che personaggio affascinante. Ma è proprio questo il problema, è una donna, no? Con chi gliene funzionerebbe il Miximax? Salve, ecco qui una donna proprio davanti ai tuoi occhi. Donna, non esageriamo. Vedo che potete cavarvela da soli. Un momento, siamo sicuri che sia una buona idea? Ma certo, io non ho niente in contrario. Non era questo che intendevo. Oh, c'è un nuovo messaggio su Inalink. Ho un cimelio per voi, vi aspetto alla torre. Come sei misterioso, Axel Blaze. Un cimelio? Allora ne aveva già parlato con il signor Blaze. Come ci sarà riuscito? Non importa ora. Axel è uno dei pochi a corrente della situazione, quindi mi è parso opportuno contattarlo. Lo troverete alla torre. Ok. Ma come fai a parlare con Axel se sei una pietra e passi tutto il tuo tempo nella tasca di Faye? O di Wonder... Insomma, passa il tempo rinchiuso da qualche parte insieme a Faye o Wonderbot. Ma ci incontriamo alla torre, ma tu non stai alla torre, non stai sopra. E il tuo posto è là sopra, Axel, eh? Devi imitare Mark. Signor Blaze! Grazie per essere venuti. Bene, vedo che tutti i giocatori della Raimon hanno ritrovato il loro amore per il calcio. È così. Purtroppo però l'allenatore Evans era, o meglio, è stato al corrente. E sembra che non si fermeranno finché non avranno cancellato il calcio dalla storia. Ora che la legge che vieta il calcio è in vigore, cominceranno a dare la caccia a tutti coloro che giocano clandestinamente. Sta dicendo che hanno altri assi nella manica? È più che probabile. Se non li fermiamo, modificheranno la linea temporale fino a renderla riconoscibile. Dobbiamo fare in fretta. A proposito di fretta, ti sei procurato il cimelio? Certo. Ecco, è l'elmo di Giovanna d'Arco, l'elmo del coraggio. Wow, l'elmo del coraggio, il vero elmo della vera Giovanna d'Arco? Morta sul rogo perché è indemoniata, quindi sì. Riccardo, provalo! Ti starebbe benissimo, sembreresti Nobunaga. No, non credo proprio. Con quale nonchalance? No, non credo proprio. Giovanna d'Arco più che altro... Dicono che sentiva le voci di Dio, o degli angeli comunque sia, e venne messa al rogo per eresia. Coerenza proprio top, Francia, eh? Però in realtà poi hanno scoperto che poteva semplicemente essere indemoniata, quindi... Succedeva. Oppure era solo pazza, schizofrenica. No, più che altro la schizofrenia causa doppia personalità, quindi non è proprio uguale, però... Era pazza, diciamo, dai. Gabi, tutto bene? Sì, non è niente.
cosa c'è che non va? Ha a che vedere con Riccardo? Ma figurati, cosa vuoi che me ne importi? E qua partono le ship sugli yaoi. Non sei molto bravo a mentire. Ehi, ma che dici? Ascolta, non c'è niente di cui vergognarsi. Sei invidioso di Riccardo, non è vero? Ma va, certo che no. E invece sì. Prima evoca lo spirito guerriero, poi impara a indossare l'armatura e adesso ha completato il Miximax. A chi non roderebbe? Sei invidioso. No, non ti impicciare. E invece sì, sei invidioso. Però vediamo come si svolgeranno le cose. Oh, eccoli qua! Dov'è Beta? Sostituzione in corso. Oh, eccolo allora! Possiamo illuminare Gamma e cancellare Beta, perfetto. Vado in ricognizione. Voglio vedere se sono davvero forti come ho sentito. Hai la nostra fiducia, Gamma. Sappiamo che il tuo potere è persino superiore a quello di Beta. Devi annientare la Raimon una volta per tutte. Pensi di poterci riuscire? Senza ombra di dubbio, signore. Sarà così facile che potrei farlo con una mano legata dietro la schiena. La tua sicurezza mi piace, ma non sottovalutarli. Non vogliamo che tu faccia la fine di Beta, giusto? È vero che verrà confinata? Oh, altro che. Occorrerà una rieducazione molto lunga per eliminare i suoi difetti. La soluzione più naturale al problema è il centro di detenzione e correzione. Sì, la nostra Beta ha davanti a sé un duro regime rieducativo. È deplorevole che un agente del rango di Beta combini un disastro del genere. Non che mi aspettassi chissà che da lei. Non c'è tempo per le chiacchiere, Gamma. Datti da fare e distruggi la Raimon. Chiaro? Solo due sono stati risparmiati. November, ovviamente. Presidente Todo, c'è un problema. Ma dimmelo che è arrivato affannati, no? Un prigioniero di classe S è evaso dal centro di detenzione e correzione. Cosa? Chi è che è evaso? Fatemi vedere. Fermati! È lui! Fermati! È lui! Avalorich, grande! Bella la pronuncia, mi piace. Ma mo fate un duello, come su Yu-Gi-Oh, no? E 500, vabbè. Sarebbe questo il piano della Eldorado? F0 è diventato. Se andasse veramente a 500 km avrebbe sfondato tutto. No, che figata. Sa paura sta scena. Bella davvero. Zanar Kavalnic. Il mattino seguente. Però, quando si dice essere mattinieri, in giro non si vede anima viva. Se ti svegli alle 6. È una perdita di tempo, non ci riuscirò mai. Riccardo è stato in grado di accogliere l'aro di Nobunaga. E io invece non sarò mai bravo come lui. È inutile anche provarci. Buongiorno, Aitor. Ti sei svegliato presto? Buon dì. Vedo che non sono l'unico a cui viene voglia di giocare appena sveglio. Ah, che mal di stomaco. Oh, stai bene? Scusate, ragazzi. Potreste accompagnarmi in infermeria? Ma certo. Povero Gabi. Aitor, tu sì che sei un compagno leale. Bravo. Mi piace, Aitor. Tutti presenti? Magnifico! Allora siamo il Cimelio e andiamo a fare visita a Giovanna d'Arco! Viaggia nel tempo fino al Medioevo. Oh, il Medioevo. Più che altro il Medioevo mi piace come epoca storica perché ci sono i cavalieri e però non ci sono i draghi. In teoria dovrebbero esserci draghi ma non ci sono. Quindi possiamo dire che i cavalieri mi piacciono, però senza draghi... In Medioevo Fantasy mi piace. Siamo specifici. Ok, qui quindi. Ma quindi secondo me devo tornare comunque sia indietro o avanti nel futuro e trovare appunto queste pietre del tempo, cose così. Un periodo storico in cui Giovanna d'Arco aiutò il suo paese in una lunga guerra contro gli inglesi. Oh, morì anche giovane. 20 anni? 21, 22 anni? Forse anche prima? Non prendermi per maleducata, ma come fai a muoverti se sei un orsacchiotto? Funziona a corda, a batteria o a vapore?
Dove lo vedi vapore, Goldie? Ah, te lo do io l'orsacchiotto, insolente! Tutti ai vostri posti, allacciate le cinture! Provvedo subito! Goldie, questo è il tuo posto. Ah, Arion, ti volevo chiedere come mai non hai risposto come fai sempre quando prima sono arrivata. Oh, davvero? Come fai sempre, eh? Credo proprio che si tratti di un paradosso temporale. Già, sta succedendo qualcosa di strano, poco ma sicuro. Non capisco, ma dobbiamo adattarci. Non possiamo stravolgere la linea temporale. Sì, hai ragione. Abbiamo problemi più grossi a cui pensare. Potrebbero tornare ad attaccarci in qualsiasi momento. Tenetevi forte! Si parte! E andiamo! Verso la Francia medievale! Bravo, bel francese. A scuola ho studiato francese, lo capisco, però parlare poco, solo se lo leggo, se no a memoria nulla. Ah, 1400, vedi? Signore, proteggi la Francia dagli invasori. Oh. Cos'era quel bagliore? Invasori! Beh, vedi? Farri del diavolo, spuntano le corna. Noi siamo gli invasori. Che bello, un po' rurale, ma di grande impatto. Eccoci qui, nella Francia del 1429. Dovremmo essere nei paraggi di Vaucouleurs. Sì. Vaucouleurs, dove si trova Giovanna d'Arco al momento. Quindi è qui che viveva Giovanna d'Arco. Ehi, venite a vedere! Ma perché ho appena detto che lo so leggere e poi mi capita una frase che non ho mai letto. Accidenti, quello è un campo di battaglia? No, stanno facendo una ricostruzione scenica per tutti quelli che vengono dal futuro. Allora loro appena vedono i bagliori subito si mettono a combattere e dicono magari sono quelli del futuro che vengono. È una guerra, quella vera, sì! Scudi, armature, spade, lance. Mi sembra di essere in un videogioco, solo che è tutto vero. Cioè, o hanno valori di difesa alti o se la passeranno brutta. Ah, temo che non funzioni così nella realtà. Come faremo a trovare Giovanna d'Arco in questo caos? Siamo vicini a Vaucouleurs, no? Allora per prima cosa rechiamoci lì. Gli abiti di Wonderbot hanno qualcosa di strano. Sì, sembra uno stregone, vero? In effetti è un po' strano. Che succede qui? Chi è lei? Non sono mai stato un granché con la spada. Ma ho la mia patria, voglio proteggerla, perciò mi esercito tutti i giorni. Anche se sono stato ferito il mio avversario è andata peggio. Perciò porto da questa cicatrice con orgoglio. Cicatrice è la parte a parte del corpo come Zoro? Oppure no? Miau, non ci sono gatti in Francia, solo barboncini. Stereotipo comune di un italiano. E di tutto il mondo più che altro, non solo di noi italiani. Comunque la Francia quest'anno ha vinto il campionato mondiale, quindi portiamo rispetto per quei pochi giorni che se lo meritano. Ok, vediamo un po'. Caffè, qui ok, nulla. Andiamo avanti allora. Un altro pochetto facciamo perché insomma non è accaduto nulla. Alto, chi va là? Fuggiamo dalla battaglia e ci siamo persi. Potrebbe dirci come raggiungere Vaucouleurs? Cosa? Non provenite da questi luoghi, vero? Beh, ecco, no, in effetti no. E intendete recarvi a Vaucouleurs? Stimati viandanti, questa è un'epoca di sospetti e la vostra richiesta ne solleva non pochi. Non ti fidare, sono sicari in cerca di Giovanna. Ne son certo. Mettiamo dai ceppi! Partitella? Tattica? No, ceppi. Oh, peccato. Eccoli qua, va. E così sono qui da qualche parte. È molto probabile. Allora mettiamoci al lavoro. Ricevuto. Oh, anche lui qui? Ah. E tu chi saresti? E tu chi saresti? Sapevo che l'avresti detto. In realtà però intendevi chi è questa adorabile canaglia, vero? Ho ragione io, vero? Insolente! Io sono Zanarka Valonich, della classe bassa senza nome.
Sono un membro della classe bassa senza nome. Io invece un nome me lo sono fatto. Sono troppo forte. Ho sentito parlare di te. Hai messo insieme 30.000 punti reato. Sei un criminale di classe S. Punti reato? Credo che punti reato però non vadano bene come punti normali, quindi... ti levano la patente. Nel settore di massima sicurezza del centro di detenzione e correzione. Non so altro, Gamma, ma questo individuo è pericoloso. Chiunque sta in prigione è pericoloso. Tu che dici? Interessante. Distruggendolo faremo un favore al mondo intero. Chi sta in prigione per giusta causa, non perché chi sta in prigione per sbaglio, quelli che ci mettono per sbaglio. Aspettate, io sono qui. Voi abbaiate come dei chihuahua, ma io mordo come un pitbull. Fatevi sotto. Sì, ma siamo in Francia, adattati. Abbaiate come dei chihuahua, ma io mordo come un barboncino. I barboncini sono cattivi, eh. Ah, prendi questo, razza di sbruffone! Comando di tiro 13! Missione atomica. Bello! Vabbè, ma questo è Goku, porca miseria. Basta che fa l'aura e respingi tutto. Rispondi! Dai. Oppela! Matto. E io dovrei mettermi in squadra un matto. Tu... Ehi, vecchiacci dell'Eldorado, lo so che state guardando. Vecchiacci dell'Eldorado. Vi propongo un accordo. Io mi sbarazzo di quei mocciosi che vi danno fastidio e voi mi ripulite la fedina penale. Che ve ne pare? È giusto. Un accordo? No, non hai capito. Lui lo fa e basta, e tu gli togli i punti e basta. Sapete come funzionano queste cose? Non possiamo trattare con un criminale del genere. Ci pugnalerà alle spalle. No? Allora? Bene, accettiamo. Sapevo che l'avresti detto. Bravo. Ok, sveglia! Tutti in piedi! Ai ai ai. No, anche lui? Ma quindi chi è ora? Plebei, siete rimasti folgorati dalla mia superiorità? Tutti in mix, Max, ora. Mio signore. Allora, pensi che riuscirete a dare una lezione a quei mocciosi della Raymond? No, ma io appena... È chiaro, con il tuo potere, mio signore, nessun avversario potrà batterci. Sapevo che l'avresti detto. Ma io avevo appena messo in miniatura, in copertina, qua, come cavolo si chiama. Gamma, e già devo cambiare con Zanark. Ok. È il momento del cambio della guardia. Non tentate di fuggire, poiché è inutile. Lo dice lui. Arion, troviamo una via d'uscita. Certo che la troviamo. Quindi devo aggiungere comunque sia Goldie e Gabi, che comunque sia dovrei già averli messi in copertina. Ok, troviamo una via d'uscita. Potremmo semplicemente togliere questo. Spostando questa cassa potremmo salire, no? Dai, proviamoci. Ah, è pesante. Alto là! Cosa state facendo? Ah, ci hanno scoperti! Cosa sta succedendo? Chi è? Giovanna? Ma è Giovanna? Cosa? Però non parla francese, parla... Si è spezzata una caviglia! Chi sono costoro? Ah, abbiamo degli ospiti! Credi che lei sia? Ma deve esserlo! Giovanna d'Arco!
Ora, io non sono uno studiato, però penso che nel 1400 occhiali con quel genere di montatura non esistessero ancora. Occhiali in generale, però con quel genere di montatura proprio no. Siamo sicuri che lei è Giovanna d'Arco? È diversa da come me l'aspettavo. Non sapevo che esistessero gli occhiali nella Francia medievale. Ecco. E così è questa l'intrepida Pulcella d'Orléans che condusse le truppe in battaglia? Dunque, io le do l'accento francese perché mi piace. Mi presento, sono Goldie Lemon, che piacere conoscerti. Giovanna, attento! Che esagerati! Giovanna, sono senza ombra dubbio spie inglesi che intendono infiltrarsi nelle nostre linee. Non è un po' fastidioso fare l'accento francese, quindi parlerà normale, come sempre, dai. Cosa? Niente affatto, veniamo dal futuro e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Dal futuro? Cosa intendete con futuro? Beh, ecco. Ah? Cosa sto facendo? Credo che gli occhiali le stiano dando dei problemi. Rispondimi. Ma sta parlando con Gabi? Credo che si sia confusa. Dovremmo dire che abbiamo una macchina del tempo, no? Sempre meglio essere sinceri. Sei matta? Ti sei dimenticata in che epoca siamo? Ci metterebbero a rogo come le streghe. Evitiamo di dire cose strane. Se lo dici tu. Ehi, voi, parlate solo quando siete interpellati. Sono spie, lo sapevo. Non possiamo certo rilasciarli. No, un momento. Dunque, sì. Cosa? Cosa? È una caramella, tieni. Per me? Ma certo. Che buona. Sì, vero? Ne vuoi una? Magari! Gabi, hai ragione, sono buonissime! Ce n'è per tutti. E se fosse veleno per topi? Il veleno può anche avere un buon sapore. Oh, sono davvero buone, che gusto è? Giovanna, che fai? Beh, è un regalo. È solo entrando in contatto con le persone che possiamo scoprire se ci sono amiche o nemiche, no? Ben detto. Sì, proprio così. Mi ho tolto le parole di bocca. Allora non perdere altro tempo. Dobbiamo decidere che fare di questi furfanti inglesi. Oh, sì, certo. Non possiamo lasciarli qui. Inglesi, fino a prova contraria, giapponesi. Non tutti, ma... Portiamoli con noi a Vancouver. Evviva! È a poca distanza da qui, verso sud. Non è certo un problema, vero? No, Giovanna, non è affatto un problema. Ok, vai al villaggio di Vancouver. Io direi che... Sì, possiamo andare. Ma foto a cosa? La tavola quadrata? Barili pesanti. Ma se sono vuoti, non saranno pesanti allora. Non siete spie inglesi? Soprattutto non siamo inglesi, prima cosa. Magari qui c'è... Sì, c'è questo qui che è un russo. Però, insomma, noi tutti inglesi, no. Parliamo giapponese, eh. Tu che dici? Ad ogni modo, Kuj, io termino questo episodio qui. Come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio, mi sa che ci toccherà affrontare Gamma o Zanark. Non lo so di preciso ancora come funzionerà poi questa cosa. Ad ogni modo, io vi ricordo in descrizione che ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!